Questo non sarà il classico post partita, perché comunque la partita è andata come è andata, poi comunque se seguite tutto il video capirete anche del perché comunque non sono riuscito a vederla tutta, anzi mi viene quasi da dire che ho visto fino al 30° del primo tempo, dopo comunque me lo sono andato, però questo diciamo che come ho già detto lo scoprirete poi. Incominciando questa storia da quando sono partito, perché comunque visto che c'era tanta gente che comunque dovevo andare allo stadio eccetera, ho detto vabbè, ci vado prima che almeno così sono sicuro di trovare posto. Ho trovato posto leggermente più lontano rispetto a dove io parcheggio di solito, però alla fine l'importante è averlo trovato. Ci mettiamo subito in fila, davvero subito in fila per andare dentro lo stadio, anche se ancora era presto, erano verso le 2:30, 3, ed eravamo già alla Reggio, e già là comunque si vedeva che c'era qualcosa che comunque non quadrava. Io sinceramente non subito me ne ero accorto, ma diciamo che la mia ragazza che mi diceva ma quelli dietro devono entrare anche loro, visto che hanno le magliette del Milan, le sciarpe del Milan, la roba. Quindi ho detto guarda, secondo me no, e invece sì, infatti uno che doveva controllare diciamo i biglietti che ancora comunque erano chiusi è andato fuori e ha detto chi ha sciarpe, magliette o qualcosa del Milan, noi non lo facevamo entrare. Poi diciamo che c'è stato un bu generale appunto di tifosi del Milan, e poi diciamo che e dopo qualche minuto sono arrivati appunto gli ultras del Sassuolo, visto che quello era l'entrata dell'entrata della curva del Sassuolo, e quindi ci stava che erano là a controllare, vista che anche loro avevano fatto i post eccetera. E niente, poi comunque sono andati quasi a contatto gli ultras del Sassuolo e qualcuno del Milan appunto per questa storia, prima che comunque aprisse i cancelli eccetera. E poi diciamo che hanno aperto i cancelli. Io sinceramente non ho capito bene la motivazione, ma poi gli ultras proprio del Sassuolo erano stati i primi ad entrare. Io se fossi stato un ultras del Sassuolo forse sarei entrato verso la fine, verso l'inizio della partita appunto per questa cosa. Però loro sono voluti entrare proprio per primi, mi immagino apposta, non lo so di preciso. E niente, alcuni magari nascondendolo non so dove sono riusciti ad entrare con le maglie del Milan, e gli ultras del Sassuolo se ne sono accorti, e chiunque aveva una sciarpa, una maglietta del Milan, gli ultras del Sassuolo almeno uno, perché diciamo che gli Stewart, forse per motivi di sicurezza, avevo detto ai tifosi del Sassuolo va bene, ci potete andare là, però almeno uno alla volta, perché se ci è andato tutti dopo molto facilmente finirà un po' male. Infatti ci andava sempre uno, e quell'uno rischiava sempre, ma dico sempre comunque, di arrivare alle mani. Anzi, uno addirittura ci ha anche dato uno schiaffo, e il tifoso e gli ultras del Sassuolo non ha fatto una piega. Cioè, quindi vabbè, già questo è una cosa assurda. Poi sinceramente un'altra cosa assurda è che chiunque aveva una maglietta, una sciarpa, comunque è entrato. Sinceramente non ho capito del perché comunque chiunque aveva, ci hanno fatto tirare via la maglietta del Milan e non l'hanno buttato fuori, perché quello bisognava fare, buttarlo fuori.
Boh, questo comunque, questa cosa spero che non succedano più, davvero che non succedano più, a meno qua a Reggio Emilia. Spero che comunque, almeno la società ha capito lo sbaglio e non lo faccio più, anche se devo essere sincero, non credo che abbiano capito lo sbaglio, però va bene così. Poi comunque verso il trentesimo del primo tempo, comunque la mia ragazza è stata un po' male, perché comunque là c'era tanta gente, cominciava a non respirare più, roba così, tanto eravamo già sull'1-0, poi mentre scendevamo anche là pieno di gente, cioè anche sui gradini, roba così, che di solito sui gradini uno non si poteva manco sedere, però anche là c'era un sacco di gente. Vabbè, questa è stata, diciamo, la mia esperienza allo stadio di Sassuolo Milan. Però poi vabbè, sul campo, come già detto, già comunque a fine al 30° minuto già si vedeva che il Milan vinceva questa partita, anche perché comunque dal posto della curva del Sassuolo si vedeva che nell'altra curva c'era ancora gente che doveva entrare, ancora si vedeva gente che doveva entrare. Poi quando io sono uscito dallo stadio ho visto che praticamente tutto lo stadio era ancora piena di gente che stava aspettando fuori dallo stadio, e chiunque usciva gli chiedeva se gli poteva dare il biglietto per entrare. Ma è una cosa incredibile. Poi c'era anche delle persone che erano proprio là davanti lì agli steward per entrare, per entrare, però giustamente dicevo: no, guarda, non c'è il biglietto, noi non ti facciamo entrare. Quindi diciamo che forse i tifosi del Milan in questa partita sono comportati leggermente malino, ma in primis la società del Sassuolo, questo bisogna dirlo, perché non, come già detto nel video precedente, non si può che un abbonato vendere praticamente a chiunque altri due biglietti, quando te hai detto che i biglietti, almeno in curva Sassuolo, vanno di presenza. Dopo è logico che comunque succede questo. Vabbè, detto questo, scusate se non era un post partita come le altre, però come ho già detto, non ho visto praticamente la partita, perché dopo che sono uscito non ho manco ascoltato la partita alla radio, quindi non c'ho proprio voglia di dirvi la mia di come è andata la partita, anche se ho letto che il Sassuolo comunque ha giocato abbastanza male e gli altri due gol comunque sono stati abbastanza regalati, e anche il primo. Quindi vabbè, dai, sperando di rifarci il prossimo anno, sempre e comunque, forse da solo, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!